Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi siamo qua su MotoGP 22. Allora, le prove libere stanno andando alla grande. Siamo avanti di 330 millesimi e io sinceramente andrei direttamente al Q2 o Q1. Ho fatto Ecco la diversi giri, classifica finale tre di questa giri, terza sessione di e Lione. Andiamo a comunque vedere insieme risultiamo i i più nomi dei veloci. pilot. Con la fine delle prove E libere abbiamo che è anche. molto buono perché ci ritroviamo a essere direttamente al Q2 con la Buongiorno, possibilità buongiorno a di tutti. fare la pole position che tanto volevamo. Allora, velocità massima fatta, attacco al tempo fatto e niente, ragazzi, andiamo a farci Pilota si dirige questo così. tentativo perché avremo una chance e dovremo sfruttarla alla grande questa chance. Allora, devo dire che non è un circuito semplicissimo, però neanche così difficilissimo. Anzi, in realtà, come circuito, non mi dispiace. Mi trovo veramente molto a fine. Ho girato, mi sono divertito e mi è piaciuto. Il che è ottimo. Il che è veramente, veramente ottimo. Dovremmo stare attenti a fare un ottimo giro. Abbiamo solo una chance, vi ricordo. Ecco, non far così magari, perché facendo così abbiamo perso tantissimo. No, stiamo perdendo tantissimo perché sto sbagliando le curve ed è solo colpa mia. Dai, che ci riprendiamo quello che è nostro. Dai che ci riprendiamo quello che è nostro. Dobbiamo fare una seconda parte memorabile, memorabile. Ma perché? Ma la moto non mi ha mai girato così male. Perché mo adesso non comprendo, non comprendo. Pure qua non frena. Ma non frena la moto. Vabbè, niente, non. In prova frenava tranquillamente, ma non frena più. Che è successo? Qualcuno ci sta boicottando, ne sono certo. No, vabbè, raga, per così poco, no. Già è un giro pessimo, poi se mi metto anche a fa sta cosa, anche no, anche no. Poi giro pessimo, abbiamo fatto schifo, però non so sinceramente, eh. 1,40, 1,40, 1,40. Termina qui anche la seconda Oh, sessione di qualifica della ma che Moto2. La davvero? classifica che vedete in La grafica pole position, corrisponde così a all'ordine di random? partenza che i piloti prenderanno domani in. Ho fatto schifo, lo ammetto. Ma com'è possibile? Saluto da già a tutti gli appassionati del. Un Stiamo attimo, già eh. subito sulla griglia di partenza, manca Un pochissimo. secondo, un secondo. Allora, alziamo di un punticino? Ecco. No, veramente, cioè, andiamo a stravincere senza divertimento. E anche no, vorrei avere un po' di sfida, quantomeno. Un po' di sfida, non dico di Saluto voler dalla Francia. fare il Intanto un lungo mondiale con weekend, così da 100 di benissimo arrivati difficoltà, però alla resa dei conti. nemmeno Ancora così qualche facile. minuto e parte la gara. Allora, va bene, questa va Cielo nuvoloso, ma benissimo. il tempo reggerà per tutta la gara. Il Sto guardando circuito un po' dovrebbe le varie rimanere asciutto. impostazioni, La va tutto temperatura non bene. gioca. Io andrei a iniziare la gara Gran di Premio Le di Francia Mans tutti in insieme. Francia. Sarebbe un colpaccio portarsela a casa. Un italiano che vince in Francia sarebbe un colpaccio. Parte molto bene. Partono molto bene gli avversari. Ah! Calma, calma, calma. Incidente, qualcuno è caduto? Oh! Ma quanto sono aggressivi questi? Ma quanto sono aggressivi? Calma, calma, calma. Mi appoggio un attimo, eh. Mi appoggio un attimo.
citazione del giorno. Mi appoggio leggermente, ma non ti preoccupare. Non frena più in questa curva. Prima frenava sempre bene in prove libere. Perché mo non frena più? Boh, vai a capire. Ok, no, mi sono deconcentrato. Allora, raga, ho un flashback, quindi lo usiamo ufficialmente. Mi stavo guardando indietro e ho fatto la stupidaggine di deconcentrarmi. No. Che rischio! Che rischio, veramente! Vabbè. Va bene così. Siamo a un secondo di distacco. Dai. Stiamo andando benone. Dopo una partenza difficile, ci stiamo rifacendo. Aia. Calma. Che mi stanno raggiungendo. Sto tremando tutto. Ho un po' di timori, di paure di essere ripreso. Ma forse no. Non è questo il caso. Forse no. Forse. Dai che resistiamo. Frena. Frenami! Non frena. Non frena. Perché non frena in quella curva? Devo iniziare a frenare più... leggermente prima, forse. No. Che erroraccio! Calma. Mi vengono addosso. Una cattiveria incredibile. Sì, vabbè, ma che è? Dai. Dai che ce la faccio. Devo solo essere calmo. Se non sbagliavo quella curva, faccio troppi errori. Non conosco bene il tracciato. O meglio, lo conosco, ma non lo conosco in pista, in gara, perché in gara cambiano alcune cose. Per esempio le frenate. Mamma mia! Cosa ho appena fatto? 'Diciamolo, ho fatto un capolavoro. Ho fatto due capolavori, due! Non uno, due! Incredibile. Due capolavori in pochi secondi. No, ho frenato tardi anche stavolta. No, raga. Brutto errore. Sempre quella curva lì, eh. Sempre quella curva lì. Non c'è niente da fare. Quella curva veramente mi terrorizza. Scusate. Ho fretta. Mi contengo in mondiale. Non posso perdere tempo. Che rischio. Vabbè, l'ho presa un po' male, eh. Un po' barato, ma va bene lo stesso, vero? Devo stare attento con gli avvertimenti. Perché rischio di prendere una penalità. Rischio tantissimo. Più che penalità, un long lap penalty, che sarebbe ancora peggio della penalità, eh. Che ti fa perdere un botto di tempo. Dai. Dai Fabione Rossi.
Vabbè, niente. Concedetemelo, ragazzi. Vi prego, vi prego, vi prego, vi prego. Ho fatto un brutto errore, lo so. Sono un pirla. Uno bonus potete concedermelo. Mamma mia. Con quale cattiveria sto attaccando. Infatti sto facendo un sacco di errori stupidi. Qua bisogna frenare prima. Sono un po' appoggiato per sicurezza. Mamma mia, raga, ma che curva ho fatto. Siamo lì. Siamo lì. Ultimo avvertimento. Ho fatto un'altra cagata. Ma siamo sempre lì. Non devo più fare cose brutte. Devo stare attento a quello che faccio. Sennò potrebbe essere un grosso problema. Penultimo giro. Penultimo giro. Penultimo giro. Devo tirare fuori i cilindri della mia moto. Devo tirare fuori la cattiveria di questa moto. Devo essere più forte anche di me stesso. Calma, calma, calma. Ok, sesto posto raggiunto. No, no, no. Scusa, Vietti. Scusa, mio connazionale. Ma capirai. Ma capirai. Forse. Frenata cosmica. Frenata cosmica. Molto meno. No, no, no. Mannaggia. È entrato benissimo. Poi c'era lui in mezzo che mi ha spinto. Mi ha fatto sedere per terra. Quindi dai, ci sta qua a farlo. Ci sta. Freniamo prima. Come l'ho tenuta. Come l'ho tenuta. No, calma, calma. Calma, calma. Cosa ho appena fatto? Oh, pazzo! Vabbè, vabbè, qualcuno l'ha ammazzato. Ne ho uccisi due. Ne ho uccisi due. In una curva, fantastica. Sono un serial killer della MotoGP. Sono un serial killer, sul serio. Scusatemi, ma devo vincere, devo vincere. Devo vincere in un qualche modo. Devo vincere per mantenere vivo il mio sogno mondiale. Oh, qui ho frenato bene. Con molta calma. Con moltissima calma. Bene così. Importante essere tranquilli, perché siamo avanti. Non dobbiamo fare cavolate. La vittoria è nostra. Sta curva la odio. Basta non fare cavolate. La vittoria è nostra. No, no. Oh, oh, oh. A bello. A bello. A bello. Cosa ho rischiato? Cosa ho rischiato? E vince lo stesso! E vince lo stesso!
E vince lo stesso, non ci credo. Mamma mia, che gara. Porca miseria, che gara. Ne vogliamo parlare? Secondo, Ogura che perde punti perché l'ho fatto cascare. Non volendo in realtà farlo, però l'ho fatto, quindi sono un assassino. Mi scuso con tutti, ma sono un assassino qua, in sto gioco. Oh, soldi, finalmente, raga. Soldi, si può fare cose finalmente in questo multiverso. E andremo in Italia la prossima volta. Dopo la Francia c'è l'Italia, giustamente. Allora, a sto punto possiamo fa. Questo, tanta roba. 28.000 crediti, chi ce li ha? Io no. Ragazzi, allora, primo posto in Qatar, 28esimo in Indonesia, secondo in Argentina, 11esimo in America, Portogallo DNF, Spagna vinto, Francia vinto. A questo punto vado ad aumentare di un punticello ancora. Ok? Con molta calma. Classifica, Rossi secondo, Moto 3 sta vincendo Garcia, MotoGP sta vincendo chi? E Spargarò. A pari punti con Bagnaia, attenzione. Ragazzi, è tutto. Abbiamo vinto. Ci becchiamo alla prossima. Ciao.